Questo programma è offerto da Tecnocampus. Venerdì 22 febbraio, buongiorno da Teleprima, benvenuti alla rassegna stampa che anche questa mattina è offerta da Tecnocampus. Cominciamo subito a vedere quali sono i fatti in primo piano, considerando che gli elementi di questa giornata sono davvero tanti. Si parte dall'economia, si arriva alla TAV, ci si sposterà attraverso le nuove intenzioni del Papa di combattere fortemente la pedofilia, ma tanti sono gli argomenti e siccome sono così tanti li andiamo a vedere direttamente nei quotidiani nazionali e passiamo direttamente al Corriere della Sera, il quotidiano di Via Solferino, e vediamo quali sono le notizie in primo piano. Partiamo proprio dall'editoriale L'equilibrio che esclude l'Europa, USA, Cina e Russia. E infatti non è facile allungare lo sguardo oltre le nostre risse politiche interne, ma mentre noi ci guardiamo l'ombelico, gli equilibri mondiali cambiano velocemente e promettono di emarginare l'Europa, comunque vada l'esame verità delle elezioni di fine maggio. E ancora proviamo a guardarci intorno senza cedere a una propaganda martellante che si è ormai impadronita anche della politica internazionale. Donald Trump si rafforza di giorno in giorno in vista delle cruciali elezioni per la Casa Bianca del prossimo anno. L'economia continua a tirare il braccio di ferro sul muro anti-migranti al confine con il Messico, scandalizza molti americani ma non dispiace agli elettori del presidente. E il Partito Democratico, mentre dovrebbe prepararsi alla volata finale, propone invece un gran numero di potenziali candidati liberali, nessuno dei quali però appare in grado di occupare il centro politico e battere così Trump. Insomma, questi sono davvero gli elementi importanti della politica mondiale e sembra quasi, o meglio, togliamo anche il quasi, che l'Italia, presa dalle sue beghe interne, non riesca a tenere il passo con quelli che sono i cambiamenti del resto del mondo. Ma intanto continuiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano e ci renderemo conto proprio di questo. E vediamo che nella parte alta della pagina troviamo la mozione di 5 Stelle e Lega, già pronta a bloccare la TAV, e Conte frena sull'autonomia, servono mesi. Il progetto della TAV Torino-Rione va ridiscusso, così sostiene la mozione approvata ieri infatti alla Camera da Lega e Movimento 5 Stelle. Protesta del PD, è uno scambio di partito di Salvini e quello di Di Maio per il caso di Ciotti, ma non tutto è filato via liscio. In fondo il treno alla TAV ha creato qualche malumore ed è scontro tra alleati sul via libera agli appalti. Inoltre Conte frena sulla maggiore autonomia per le regioni. Insomma, scontri continui e si parla già di cambiale saldata per Salvini per quanto riguarda questo argomento che è appunto la TAV, un elemento e soprattutto uno sviluppo rinviato dell'economia, mentre si continua a dire che l'Italia frena nella crescita e questo impedisce appunto degli investimenti commerciali utili. Insomma, tanti piccoli elementi che insieme fanno una questione sempre più gigantesca. E ancora vediamo, sempre nell'ambito del governo, le richieste per quota 100 arrivano dal Mezzogiorno. La misura era in realtà pensata per il nord, eppure la maggior parte delle domande per quota 100 arriva dalle regioni del sud e dagli statali, a trainare la corsa soprattutto le richieste di pensionamento anticipato dei dipendenti pubblici. La misura voluta dalla Lega per favorire il nord sta prendendo a quanto pare un indirizzo diverso, e appunto racconta proprio questo oggi il Corriere della Sera, che tante delle linee che sono state volute dallo stesso governo sembrano in realtà andare in una direzione totalmente diversa rispetto a quella che era stata concepita in origine. Però anche questo, ripeto, lo continueremo a vedere nel corso della giornata e dei prossimi giorni. Ma intanto vediamo nella parte centrale della pagina pedofilia. Finalmente la Chiesa si apre e comincia a
parlare di questo argomento che per tanti anni ha fatto soffrire intere generazioni, l'offensiva del Papa. E vediamo che infatti in Vaticano c'è l'incontro sulla protezione dei minori con i vertici di tutte le conferenze episcopali. Servono misure concrete. Sulla TV dei vescovi gli abusati raccontano. Il Papa ribadisce che il popolo di Dio ci guarda e si aspetta da noi non semplici scontate e condanne, ma misure concrete. Questo ha detto ieri alle massime gerarchie religiose per l'incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa. E ancora vediamo in retroscena una mossa per rompere l'assedio. Il primo obiettivo di questa riunione è infatti spezzare l'assedio permanente che subiamo sulla pedofilia. Siamo una chiesa in uscita, non rinchiusa nel fortino nel quale vorrebbero costringerci i nemici. Il messaggio che viene lanciato così dal Papa è nello stesso tempo bellicoso, ma comunque anche orgoglioso, racconta appunto il Corriere della Sera. Ma è una vicissitudine che troppo spesso si è reiterata nel tempo e troppo spesso è stata proprio insabbiata dalla Chiesa, perché tante cose in realtà non dovevano emergere. Anche se si sbagliava, si compivano atti errati, questi rimanevano, diciamo, tra virgolette, secretati proprio per evitare problemi maggiori. Adesso la Chiesa, vuoi per le tante accuse che sono state lanciate dalla società, vuoi per la capacità dei social network di diffondere qualsiasi cosa, e anche l'occhio attento e vigile della televisione, adesso ovviamente è necessario cambiare rotta e quindi andare a verificare quali sono i fatti concreti e soprattutto non celarli più, ma farli emergere e punirli. E ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano. Vediamo si parla ancora del concerto di Corinaldo, è passato tempo, ma vediamo il domani del papà senza Asia, vive con la sua energia. Questo racconta il padre della 14enne morta appunto prima del concerto. Infatti con Asia ho condiviso un tempo troppo breve, voglio tenere l'energia positiva che ci ha lasciato e vivere. Parla Luca Nasoro, il padre della 14enne morta nella calca di Corinaldo. Ed ancora una notizia che arriva da Milano, Formigoni condannato, l'ex governatore va in carcere, secondo la Cassazione gli sono stati inflitti 5 anni e 10 mesi, Roberto Formigoni per 20 anni, l'uomo più potente della Lombardia andrà infatti in carcere. Ieri sera, dopo quasi 6 ore di Camera di Consiglio, i giudici della Cassazione hanno reso definitiva la condanna per corruzione dell'ex presidente della Regione, 5 anni e 10 mesi appunto in pena ridotta. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, vediamo quale esperimento fa questa mattina Massimo Granellini nel suo caffè, un maestro elementare di Foligno, questa è la notizia che ieri ci ha fatto sussultare e soprattutto vergognare, ha deriso in classe un bambino nero per mostrare agli altri alunni quanto possa essere schifoso il razzismo. Lo ha definito un esperimento sociale, ma deve essersi dimenticato di avvertire il piccolo, il quale lo ha preso talmente sul serio da sfogare la sua umiliazione tra le braccia dei compagni. È già partito il dibattito per stabilire se si tratti di bieco razzismo o di semplice cretinismo, se il gesto del maestro sia l'effetto del prima gli italiani cavalcato da Salvini o piuttosto della riforma della scuola che si inseguono da quasi un secolo senza impedire a certi insegnanti sfasati di montare in cattedra. Già il mio prof di matematica delle medie, racconta appunto Gramellini, costringeva un ragazzino occhialuto e bianchissimo a mettersi a quattro zampe sulla predella per fare il verso dell'asino, e noi tra i banchi ridevamo del più debole pur vergognandocene al punto da non dirlo a nessuno. Ecco, questa è la realtà che viene raccontata in modo grottesco, possiamo dire così, da questa prima pagina del Corriere della Sera, ma la realtà è tutt'altro che grottesca quando invece un professore, un insegnante, colui che è proprio votato all'educazione dei più giovani, diventa davvero così sciocco, chiamiamolo sciocco per non usare termini più pesanti, ma da rendere un bimbo un oggetto di vergogna, davvero la vergogna dovrebbe finire proprio sull'insegnante, perché non c'è nessuna vergogna, né tantomeno ad avere una pelle di un colore diverso, né tantomeno ad essere diversi. Ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo sulla Verità e vediamo come titola la parte alta questo quotidiano oggi: non sapevo di firmare fatture farse per Renzi. Periale, mai conosciuto Tiziano, credevo di poter risanare la Marmodib, appena ho capito in che enorme casino mi ero infilato, ho cercato di uscirne. Parla infatti il presidente della cooperativa al centro dell'inchiesta.
E ancora vediamo sempre su questo argomento, la Boschi sale sulla macchina del fango e viene raccontato da Maurizio Belpietro. E intanto nella parte centrale della pagina, in Vaticano via al vertice sulla pedofilia, provocatorio messaggio di Vigano al Papa. E ancora nella parte centrale i migranti che salviamo adesso ci chiedono i danni, perversi risultati dell'accusa di sequestro di persona nei confronti di Salvini. Adesso 41 dei 177 sbarcati dalla nave di Ciotti pretendono di essere risarciti dallo Stato al quale, secondo questo quotidiano, devono appunto la loro vita. Ed ancora vediamo sempre nell'ambito della politica il decreto dignità, i posti fissi raddoppiano alla faccia delle profezie di Boeri. E la pena di 5 anni e 10 mesi all'ex governatore della Lombardia, la condanna è diventata definitiva, Formigoni va in carcere. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina una notizia che ci lascia basiti: non sono più lesbica, insultata e censurata, la gogna sul web, la giornalista TV Nausica della Valle. E insomma, Nausica della Valle, giornalista Mediaset, per decenni è stata lesbica, ma da qualche tempo si è convertita e non ha più relazioni con donne. E questo che cosa fa? Fa sì che comunque il dibattito si accenda sempre più, quasi come se ci fossero davvero certe situazioni da cui si guarisce oppure no. Ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo sul quotidiano Libero che racconta in apertura dell'arresto del carcere che attende Formigoni, una condanna senza prove, 5 anni e 10 mesi per l'ex governatore accusato di corruzione per essere andato al mare, povero Celeste, ce l'hanno con lui soltanto perché è stato bravo. E infatti è questo che racconta questa mattina Vittorio Feltri. E ancora nella parte alta della pagina, Richetti perde le staffe con compagno Martina e fra i Dem a quanto pare non tira bella aria. E ancora scendiamo e vediamo nell'articolo di spalla, pulizia etnica delle idee, lo Stato ti multa se in TV parli male degli immigrati. E insomma, polemiche su polemiche anche per ciò che si racconta, ciò che si dice, ma soprattutto prima di esprimere un'opinione ci si mette con le mani avanti, come si suol dire, proprio per dire io non posso parlare perché altrimenti vengo tacciato di essere un razzista o simil tale. Questa è una situazione che viene sempre più utilizzata e diciamo che fa parte dei dibattiti moderni, proprio nel momento in cui non si sa che cosa dire, non si sa come far valere le proprie idee, in quel momento si dice vabbè, tanto è inutile che lo dico, se dovessi dire qualsiasi cosa sarei considerato in questo modo, però diciamo che tutto è plausibile oppure no. E ancora nella parte bassa della pagina, Rana ha rovinato sui social per una frase che non ha mai detto. E infatti gira la notizia, sanzionato per aver dato del finocchio a un manager, ma non è vero. Insomma, le realtà raccontate da questa testata sono sempre peggiori. E non tutti i pedofili si trovano in Vaticano, si fa un gran parlare di molestatore nella Chiesa e gli altri, anche questo giustamente diventa argomento di discussione, perché non è una situazione che riguarda solo il Vaticano e fortunatamente dobbiamo dire che si sta muovendo qualcosa, ma purtroppo è una situazione che riguarda tanti soggetti e soprattutto tanti innocenti che vivono delle situazioni brutte, davvero brutte, e sarebbe ora di fare qualcosa. Ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo su Il Fatto Quotidiano. Lega Movimento 5 Stelle hanno attaccato Mario Nava perché è incompatibile per la Consob, ma in Parlamento danno il via libera a Paolo Savona che intanto ha problemi più seri. E nella parte centrale della pagina, evasione, leviamo le soglie di impunità regalate da Renzi. E Alfonso Bonafede, guarda sigilli, racconta questa volontà proprio al Fatto. Infatti il ministro 5 Stelle annuncia che proporrà al governo di ritoccare al ribasso le soglie che l'allora premier aveva rialzato su Salvini e la 18, sostiene che era giusto negare quell'autorizzazione. Quanto al 41% di no nel Movimento 5 Stelle, dialettica fisiologica, ma sosteniamo ancora l'esecutivo. E ancora tema Consip, Cassazione smentisce il PM, Scafarto non truccò le prove su Tiziano, sbagli ovviamente in buona fede. E ancora sul tema del CSM, scandalo Ermini, incontra i renziani che attaccano i giudici, gli amici prima di tutti. E ancora nella parte bassa della pagina, anche qui si parla di Formigoni, è un super corrotto per
pena di 5 anni oggi in carcere, il terzo grado, conferma così tutte le accuse e il Celeste è condannato. La decisione della Suprema Corte sarà trasmessa alla Procura Generale di Milano per l'esecuzione della pena. Confermati 7 anni e 7 mesi per Costantino Passerino, ex direttore generale della Fondazione Maugeri, e 3 anni e 4 mesi per l'imprenditore Carlo Farina. Ed ancora sull'economia, vediamo la manovra bis e il Salasso 2020, il rebus di Conte. Il Premier nega infatti interventi sui saldi, ma i mercati aspettano di vedere come reagirà adesso alla recessione. Ed ancora ci spostiamo sempre sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e vediamo Palazzo Chigi che diventa un 5 stelle di lusso. Questo è il titolo dell'articolo di apertura del Tempo, il quotidiano di Roma. I nuovi inquilini entrati al governo non vogliono badare a spese, rifatti i divani e le poltrone, lavori pure a Romeo, l'uomo dello scandalo Consip, sui voti di Stato, vini da prima classe. Ed ancora nella parte alta della pagina invece vediamo la vergogna del canile della Muratella, stop ai ricoveri nella struttura della capitale, troppo alto il rischio di contagio tra gli animali. E ancora vediamo le altre notizie proprio in primo piano. Anche qui vediamo che c'è un sereno confronto nel PD, ironizza anche il Tempo. E Picchiola figlia va a processo a San Mauro, l'avvocato candidato pure dal PD. Ed ancora nella parte bassa della pagina si fa un parallelismo tra Torbella Monica e Scampia, dove risulta essere questo quartiere di Roma assai peggio Napoli. Infatti i poliziotti accerchiati e minacciati addirittura in pieno giorno per impedire un arresto. Insomma, davvero diventiamo sempre più cruenti, ce la prendiamo sempre più con chi difende le persone e non con chi le aggredisce. Questa è una situazione che si sta presentando sempre più spesso e che non ci tranquillizza affatto, anzi ci rende sempre più inquieti e soprattutto mette in difficoltà le forze dell'ordine. Comunque noi non terminiamo qui la rassegna stampa, anzi andiamo avanti, ma vi lascio qualche attimo di pubblicità, quindi non andate via perché ritorniamo subito dopo. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus. Un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Uno dei più ambiziosi programmi italiani per la trasformazione di uno storico quartiere, simbolo dell'industrializzazione in un luogo all'avanguardia per lavorare. Tecnocampus nasce dal progetto di riconversione dell'area industriale dismessa nel 1989 dalla fabbrica Pisana S.p.A. del gruppo francese Saint-Gobain. Un progetto che ha saputo rispettare l'architettura originaria del luogo, rendendola perfettamente funzionale alle attività di un terziario avanzato. Tecnocampus è un luogo vitale. L'albergo, con il suo centro congressi da 1200 posti complessivi, offre oltre 2500 metri quadri di aree espositive. L'attività convegnistica è destinata ad espandersi ulteriormente con la prossima apertura di un secondo centro congressuale da 2000 posti. A Tecnocampus si è tenuta la nona edizione del Forum Internazionale della Piccola Industria e ha ospitato l'Italian Film Market, la sezione del Drake International Film Festival riservata agli scambi di progetti e film. Tecnocampus offre uffici per realtà piccole, medie e grandi e permette di modulare gli spazi secondo le esigenze del cliente. Un centro facile. Chi sceglie Tecnocampus ha davanti a sé un unico interlocutore che faciliterà al massimo le operazioni di insediamento. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Bentornati. Salvini paga il conto, niente TAV e autonomia, la Lega cede, questo è quanto racconta oggi il giornale. Barattati, sempre secondo questa testata, nord e alta velocità
per il sì sulla Diciotti, ma mancano ancora 80 voti. E infatti questo racconta Alessandro Sallusti. Matteo Salvini, anche con i voti di Forza Italia, ha vinto le elezioni politiche dicendo sì TAV e sì autonomia delle regioni del nord, ma oggi che è al governo ci spiega che i due progetti vanno in soffitta perché i grillini non li vogliono. Matteo Salvini domenica molto probabilmente vincerà questa volta in Sardegna la quarta edizione regionale di seguito contro grillini e lo farà alleato di Forza Italia, partito che a differenza sua ancora si batte per la TAV e l'autonomia del nord. C'è qualche cosa che non torna e non solo non c'è logica, ma manca pure il senso della politica, che è l'arte del compromesso ma non quella del calare le braghe. Appunto Sallusti definisce proprio questa decisione, questa duplice decisione, o meglio questa scelta di percorso di Matteo Salvini, come una resa nei confronti del Movimento 5 Stelle, proprio perché la piattaforma Rousseau non ha voluto, o meglio ha scelto per Matteo Salvini una via diversa da quella del processo. Adesso sembra quasi che, secondo una maggior parte dei quotidiani italiani, si debba ripagare questa scelta. E ancora vediamo che nella parte centrale della pagina si parla anche su questa testata di Formigoni che va in carcere 5 anni, la sentenza è definitiva, la Cassazione riduce la pena ma conferma la condanna. E infatti è la giornata più lunga della storia politica di Roberto Formigoni, che si è chiusa in tarda serata quando la Cassazione ha detto e ha decretato la parola definitiva sulla sua vicenda giudiziaria, condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione nella vicenda della Fondazione Maugeri. Prescritta invece la parte di pena comminata in appello per il caso San Raffaele. L'ex governatore della Lombardia e senatore di Forza Italia, esponente di spicco di Comunione e Liberazione, va dunque in carcere dopo un lungo tramonto politico che lo ha visto passare dal miracolo di efficienza del Pirellone alle inchieste e alle polemiche sul suo stile di vita. Ma resterà un esempio per le politiche liberali, questo è quello che racconta Paolo Del Debbio. Ancora vediamo nella spalla, eccoci qua, il racconto shock di Don Albanesi dal Papa, io violentato in seminario. E infatti anche padre Vinicio Albanesi, presidente della comunità di Capodarco, ha denunciato pubblicamente di aver subito abusi da ragazzo in seminario. Erano vigliacchi da mandare al diavolo perché non erano degni. Questo pensiero mi ha salvato, è iniziato così il summit su Chiesa e pedofilia voluto e con il Papa. Ancora vediamo Nemesi Social, Obama rifiuta il selfie di Fedez e il rapper racconta questa storia. Infatti dice Fedez è un tipo simpatico assai, in questi giorni si trova negli USA per tenere in piena forma di stato scultoreo il corpo e frequenta le palestre VIP. In una di queste ha incontrato l'ex presidente Obama e gli ha chiesto un selfie, ma l'ex presidente si è rifiutato. E ovviamente Fedez ha raccontato tutto, ovviamente dove? Ovviamente, visto che stiamo parlando di Fedez, da cui abbiamo visto già nelle settimane scorse il termine Ferragni, che è entrato proprio ufficialmente nei vocabolari italiani, ecco che l'ha raccontato proprio sui social, il canale proprio scelto per la maggior parte dei comunicatori nel 2019. E ancora vediamo i migranti salvati chiedono 71.000 euro, viene raccontato nel piede di questa prima pagina, causa con giallo 16 su 41, sono minorenni nati però lo stesso giorno. Dopo l'accusa di sequestro di persona per il ministro Salvini, ecco la richiesta di risarcimento fino a 71.000 euro per privazione della libertà personale degli immigrati a bordo della nave Diciotti. Dietro l'operazione c'è lo studio legale dell'associazione Baobab, la Ollus che ha seguito i clandestini della Diciotti, ma tra i clandestini 16 risultano essere nati proprio il 1° gennaio 2002, una data di nascita che adesso davvero risulta essere piuttosto sospetta. Tanti nati nello stesso giorno, veramente curioso. Ancora continuiamo a vedere gli altri quotidiani nazionali, ci spostiamo su Repubblica, anche qui pedofilia alle vittime davanti al Papa, questo è l'articolo che denuncia la situazione del Vaticano, ecco il nostro inferno, il dolore dopo l'ipocrisia. Ed ancora l'onda razzista anche sui bambini, Milano e Foligno, l'odio quotidiano. A casa di Becker nella sua vita, le cicatrici della Libia, in Umbria un maestro
umilia un alunno nero. Insomma, ogni giorno raccontiamo una storia di razzismo, ma soprattutto di stupidità senza fine. Ancora Formigoni è corrotto, ora va in carcere e vediamo il celeste inganno. Infine, nella parte bassa della pagina, Corea il doppio inganno, ma racconta la vera storia della ragazza rapita. E nella parte destra della pagina è Grillo disse basta dare colpe agli altri. Ed infine Primo Levi e le parole dell'inizio. Quali saranno queste parole? Basta scoprirlo per vederle sulla Repubblica. Ancora vediamo il Messaggero, quota 100, la fuga dei prof. Con la riforma infatti altre 8.500 uscite dalla scuola. In autunno vuote almeno, pensate un po', 45.000 cattedre, TAV congelata dalla mozione giallo-verde, la protesta delle imprese pronte a fermarci. E ancora sul caso 18, nuovo caso carte bollate per digerire la sconfitta in Parlamento. E l'altolallo spacca Italia, l'autonomia salta il blitz del Nord, Conte frena, che dice? Decidono le Camere. E nella parte centrale anche qui si racconta di Don Albanesi, io molestato in seminario, in Vaticano le lacrime degli abusati, il pugno del Papa, misure concrete. E la guerra su Huawei, lo stop della Lega, l'intesa di Di Maio, interrogazione del Carroccio sull'operato di Infratel per bloccare l'operazione con i cinesi. E nella parte bassa della pagina anche da qui vediamo Foligno, docente sospeso, il maestro che umilia l'alunno di colore, dice spiegato. La Shoah, ovviamente, se questa è la realtà, sicuramente l'ha fatto in un modo totalmente sbagliato. L'avrebbe potuto fare mettendo sé al primo posto. Comunque, continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo ora sul Mattino, andiamo a vedere proprio che cosa racconta in questa giornata e partiamo da un dibattito, il napoletano imbastardito dal linguaggio della rete e la processione Procida e le donne da sdoganare il Venerdì Santo. E ancora star a Hollywood, le indivisibili nella capitale degli Oscar, qui come un sogno. E nell'articolo di apertura Spacca Italia lo stop di Conte, quota 100, la fuga dei prof, il premier, il gettito fiscale non conta, la legge si scriverà in Parlamento, con la pensione anticipata il prossimo anno vuote almeno 40.000 cattedre, infatti autonomia regionale, il premier Conte frena, il gettito fiscale non conta, la legge si scriverà in Parlamento, intanto a una settimana dalla scadenza dei termini per le domande di pensionamento con quota 100 sono oltre 9.000 le richieste che si aggiungono alle migliaia di lavoratori già in uscita dalla scuola. In tutto resteranno almeno 40.000 posti vacanti. E ancora vediamo che il PIL è in caduta, agevolazione fiscale, però arriva la sforbiciata. Infatti il PIL è in caduta libera e il governo annuncia taglieremo le agevolazioni fiscali, ma assolutamente un no alla manovra bissa. E ancora appalti e favori nel sistema Romeo, anche Verdolivo, pulizia infatti al Cardarelli, chiuse le indagini, 56 indagati. Imprenditore e commissario dell'ASL ora verso il processo. 56 indagati, tra i quali il manager della sanità pubblica Verdolivo, per i quali la Procura di Napoli si appresta a chiedere il processo nel corso di una vicenda che abbraccia più livelli e settori. Si va dalla gestione dell'appalto per la pulizia del Cardarelli vinto da una ditta del gruppo di Alfredo Romeo e a decine di ipotesi di accordi opachi a metà strada fra presunte corruzioni e traffici di influenze. Ed ancora la sentenza in Cassazione, anche da questa pagina Formigoni in carcere con lo sconto però di pena. E sulla sanità il giro di vite, liste d'attesa, licenziato chi non taglia. Infatti i direttori generali di ASL e ospedali rimossi se non garantiscono visite ed esami medici entro il tempo massimo previsto. Gestione trasparente delle prenotazioni da parte delle strutture, un osservatorio nazionale sulle liste d'attesa di cui faranno parte anche i cittadini e la riduzione dei tempi massimi previsti per ottenere le prestazioni non urgenti sono le linee guida del piano nazionale per il governo delle liste d'attesa predisposto dal Ministro della Salute e presentato in conferenza Stato-Regioni. L'accordo prevede anche per quest'anno uno stanziamento di 150 milioni e 100 milioni per il 2020 e il 2021. E ancora vediamo che abbiamo proprio argomento, passiamo
allo sport in questa prima pagina del Mattino Europa League. Gli ottavi con Verdi e una Napoli avanti, attenti a Sarri, Ancelotti, io tifo per l'Atletico. Verdi lo vediamo nella foto dopo il gol che ha sbloccato il Napoli. E vediamo qual è il punto che viene raccontato da questa pagina. All'ora delle scelte anche impopolari, prosegue infatti il digiuno degli attaccanti titolari, però almeno arrivano i gol di scorta. E controcampo il Sciolo, uno di noi, gestaccio a parte. Per due o tre quarti d'Italia, quella che tifa per la squadra a colori è da ieri molto più di un mito. Ed infine nella parte bassa della pagina, il caso Don Albanesi, molestato in seminario, preti pedofili, quelle vittime in lacrime davanti al Papa, rivelazione shock di Don Vinicio Albanesi, presidente della comunità di Capodarco, durante lo speciale Diario di Papa Francesco su TV 2000, l'emittente della CEI. Don Vinicio ha denunciato pubblicamente gli abusi subiti da ragazzo in seminario da parte di altri sacerdoti. Erano da mandare al diavolo, ha detto, perché non erano degni, e tutto questo mi è rimasto dentro per 50 anni ma non ho avuto sensi di colpa, e questo mi ha aiutato invece a guardare al sacerdozio con lo spirito aperto, solare, bello. Il racconto arriva con l'apertura in Vaticano del summit della protezione dei minori della Chiesa, dove il Papa ha invocato contro la pedofilia misure concrete, non semplici scontate condanne. La roadmap di Francesco prevede infatti linee guida con 21 proposte, dalle denunce alla selezione dei preti. Ed ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, ci spostiamo ora sul Manifesto e andiamo a vedere che nella parte alta si parte proprio da Roberto Formigoni, che andrà in carcere. E ancora è freno sull'emergenza, freno d'emergenza giallo-verde, TAV sia la mozione Lega 5 Stelle. E ovviamente l'apertura anche di questo quotidiano è proprio sulla convention che si sta svolgendo in Vaticano, che definisce Corpus Demoni. Anch'io in seminario sono stato abusato dai preti, la rivelazione shock di Don Vinicio Albanesi scuote il sinodo mondiale sulla piaga della pedofilia nella Chiesa, le accuse delle vittime, violenze sessuali, botte e aborti. Il Papa striglia i porporati, ora atti concreti in difesa dei minori. Insomma, un vero e proprio mea culpa della Chiesa che adesso si ridesta e comincia ad agire. Continuiamo a vedere le notizie in primo piano, questa volta però ci spostiamo su quelle sportive con il Corriere dello Sport e vediamo nella parte alta della pagina gioco al massacro, Allegri sotto tiro dopo la batosta contro l'Atletico. Il 2-0 di Madrid mette l'allenatore con le spalle al muro, l'addio alla Champions decreterebbe la fine del rapporto con la Juve, l'ombra di Zidane all'orizzonte, CR7 mai così male in Europa e il titolo immediatamente crolla in borsa. E invece nella parte centrale della pagina, Inter rapidissima, Europa League, bastano 18 minuti per liquidare gli austriaci. Ed è infatti questa la realtà delle partite di ieri sera. Ancora speciale 1A, Carlo trova i gol, l'algerino serve l'assist a Verdi e segna la rete del 2-0, svizzeri a casa e il Napoli intanto va avanti. E ancora a terzo posto, Rino ci prova, il Milan anticipa con l'Empoli, Spalletti nel mirino, ma non pensiamo sia facile. Ancora Pellegrino, beffa mondiale, solo argento allo sprint, mai visto ai giochi, Parigi apre a tutta la maratona. E continuiamo ancora sul tema dello sport, andiamo su Tutto Sport e vediamo nella parte alta Toro adesso lancia i gioielli del vivaio, Millico e i suoi fratelli per Mazzarri, intanto Atalanta intervista esclusiva al bomber Zapata, Dea il meglio deve ancora arrivare. E vediamo l'articolo nella parte centrale, una bella fotonotizia, si giocano la Juve e infatti il ritorno del 12 marzo in Champions League contro l'Atletico può decidere il futuro in bianco-nero di Allegri, ma anche di molti giocatori, Mandzukic, Dybala e Alex Sandro, i principali indiziati. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, Europa League, Napoli Inter ok, oggi sorteggio degli ottavi, Milan patto champion e San Maximin è più vicino. Infine per lo sci, mondiali di fondo, Pellegrino grande sprint, ma si ferma all'argento. E ci fermiamo anche noi, ma solo per qualche momento di pubblicità, ritorniamo subito dopo e andiamo così a vedere quali sono i fatti che ci riguardano più da vicino, andando ad esaminare appunto il nostro territorio. Non andate via! All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto.
uno dei più ambiziosi programmi italiani per la trasformazione di uno storico quartiere, simbolo dell'industrializzazione, in un luogo all'avanguardia per lavorare. Tecnocampus nasce dal progetto di riconversione dell'area industriale dismessa nel 1989 dalla fabbrica Pisana S.P.A. del gruppo francese Saint-Gobain. Un progetto che ha saputo rispettare l'architettura originaria del luogo, rendendola perfettamente funzionale alle attività di un terziario avanzato. Tecnocampus è un luogo vitale. L'albergo, con il suo centro congressi da 1200 posti complessivi, offre oltre 2500 metri quadri di aree espositive. L'attività convegnistica è destinata ad espandersi ulteriormente con la prossima apertura di un secondo centro congressuale da 2000 posti. A Tecnocampus si è tenuta la nona edizione del Forum Internazionale della Piccola Industria e ha ospitato l'Italian Film Market, la sezione del Drake International Film Festival riservata agli scambi di progetti e film. Tecnocampus offre uffici per realtà piccole, medie e grandi e permette di modulare gli spazi secondo le esigenze del cliente. Un centro facile. Chi sceglie Tecnocampus ha davanti a sé un unico interlocutore che faciliterà al massimo le operazioni di insediamento. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Bentornati! A quanto pare ci sono anche belle notizie sui quotidiani locali, a partire da Repubblica nell'edizione tutta napoletana, e infatti scrivo al computer con il ginocchio perché amo la vita e il teatro. E infatti viene raccontata proprio dalle pagine di questo quotidiano online la storia di Giacomo Alvino, disabile dalla nascita, autore di un testo e promotore di una raccolta di fondi per portarlo in scena. Cosa mi riesce meglio? Comunicare, peggio, fare il disabile, questo racconta. Infatti la magia di Giacomo è un joystick applicato a computer e telefonino, è la sua penna, il suo contatto con il mondo. Muove la gamba, tocca la leva nera e scrive sulla tastiera di un Mac dallo schermo gigante. Non solo, invia messaggi dal telefonino, scrive sui social, soprattutto sulla pagina Facebook di Un Posto al Sole, di cui è grande fan. Giacomo Alvino ha 46 anni e ha una tetraparesi spastica dalla nascita causata da un trauma da parto. Non parla, non mangia da solo, non cammina, non si muove autonomamente e vive la sua vita su una sedia a rotelle, ma se gli chiedi cosa sa fare meglio, lui ti guarda con occhi lucenti e scrive: comunicare. Non è un uomo qualunque, questo giovane dal sorriso facile, dalla grande energia, dalla bella ironia, dagli occhi di fuoco. Giacomo ha un universo enorme racchiuso nel suo silenzio, un silenzio che vuole diventare voce a tutti i costi. Cosa mi riesce male? Scrive sullo schermo bianco del Mac: fare il disabile. Impossibile non sorridere alle sue battute. Lotta Giacomo, non smette mai, è infaticabile. Ha scritto un libro, il libro si intitola Creo, vivo, sogno, autobiografia in chiave ironica, con la forza del software che gli consente di scrivere. Lo ha imparato quando aveva 8 anni. Quando ero piccolo, racconta, ho rischiato di morire ogni giorno soffocato dalla saliva. Fortunatamente il mio organismo ha reagito grazie anche alle cure degli specialisti, alla forza di mia madre Silvana, capace di fare un passo indietro e rispettare l'autonomia richiesta dal figlio, che ha in mente solo la sua indipendenza. Insomma, storie che si potrebbero raccontare in tanti giorni di questa vita, perché le persone che si trovano a vivere una vita non semplice sono tante, ma non si arrendono, anzi sono d'esempio per tutti, perché comunque continuano a combattere e soprattutto fanno della propria esistenza davvero un capolavoro che non sempre può apparire a chi ritiene che già muovere un bicchiere o non poter bere un caffè per scelta e non per obbligo sia qualcosa di insormontabile. Insomma, la verità è una: troppo spesso ci adattiamo ad una vita che sembra così faticosa, ma in realtà non è altro che una vita semplice, una vita a cui ci rassegniamo, e invece chi ha delle difficoltà maggiori non si rassegna a niente, anzi cerca di vivere una vita più
felice e soprattutto più carica di interessi e fa vivere i propri sogni. Insomma, questo è l'esempio che ci viene, ma soprattutto è quello che dovremmo portare avanti anche noi. Napoli una protagonista, gli assist per Verdi, ottavi di Europa League conquistati. E infatti tutto facile per il Napoli che in un San Paolo con pochi intimi blinda la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. La pratica a Zurigo è abbastanza agevole e gli azzurri la liquidano in un gol per tempo. I protagonisti sono proprio quelli più attesi alla vigilia, Verdi e Una, rispondono presente all'appello e si confermano valide alternative nel momento decisivo della stagione, bene anche Zilischi in posizione centrale. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, ci spostiamo sulla cronaca. Ancora una volta dobbiamo parlare di un fatto che riguarda gli animali, una vera e propria scoperta sciocca a Castellammare, cane incatenato ad un muretto dell'Arenile. E infatti è questa la vicenda che racconta questa mattina Repubblica, un cane incatenato ad un muretto dietro ad una barca sull'Arenile di Castellammare. La scoperta è stata effettuata da alcuni passanti che hanno sentito dei guaiti provenienti dalla spiaggia e si sono accorti della presenza del cane diffondendone immediatamente la foto sui social network. L'ondata di solidarietà pertanto è immediatamente scattata tra gli utenti di Facebook e la storia del cane legato con una catena in un anfratto dietro all'imbarcazione è diventata virale. Allertati dai presenti e dai curiosi, i funzionari dell'ASL sono intervenuti per recuperare l'animale e trasferirlo così in un canile. Nel frattempo sono scattate le indagini per comprendere chi abbia legato il cane sull'Arenile stabiese e tra le piste al vaglio si valuta anche l'ipotesi che l'animale possa essere stato utilizzato, pensate un po', per combattimenti clandestini tra cani. Una volta espletate tutte le procedure burocratiche, dunque resta da capire se scatteranno anche le richieste di adozione per spezzare definitivamente anche le ultime catene. E queste sono le notizie di cronache che racconta appunto Repubblica. Ci spostiamo adesso ancora per la cronaca, però sul Mattino ancora una notizia shock: apre la porta all'assassino, donna massacrata a coltellate nel suo letto, viveva da sola e da sola è morta. Stiamo parlando di questa donna assassinata, pugnalata nel suo letto e colpita da almeno due fendenti al cuore, inferti da un assassino che resta ancora senza volto. Per un mese la notizia è rimasta coperta da un fitto riservo investigativo, ma ieri in occasione del trigesimo celebrato in chiesa si è avuta la conferma del fatto che Rosa Trapani, 67enne pensionata e residente a due passi da Piazza Garibaldi a Napoli, non è deceduta per cause naturali, ma per un efferato delitto. E la mattina del 18 gennaio e piove a dirotto da ore, così racconta il Mattino. Da almeno due giorni la signora Maria Trapani, sorella della vittima, tenta di parlare senza riuscirvi. Il telefono squilla ma nessuno risponde. A quel punto, insieme ad un fratello, decide di recarsi di persona per verificare se sia accaduto qualcosa. La porta d'ingresso non presenta segni di effrazione e non è neanche chiusa a chiave. La preoccupazione cresce di ora in ora e Maria, insieme al fratello Gennaro, si reca nell'appartamentino di via San Giuseppe Calasanzio, nel cuore della Duchesca. Con un doppione di chiave i due riescono a entrare e fanno la tragica scoperta. Il corpo ormai senza vita della donna è sul letto in posizione prona tra le lenzuola intrise di sangue. Un omicidio, incredibilmente. Dopo i primi rilievi gli investigatori non appongono però i sigilli all'appartamento, tanto che qualche giorno dopo i parenti si disfano in oggetti che sarebbero potuti risultare determinanti ai fini delle indagini scientifiche. Insomma, non solo lo shock, ma anche il peggiore delle situazioni, ossia l'incapacità di riuscire a frenare questa situazione dei parenti e soprattutto l'incapacità di avere elementi per rilevare chi sia stato l'assassino. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano del Mattino, ancora una notizia di cronaca, sempre a Napoli il maxi processo, anche Verdoliva nel sistema Romeo, e sono 56 gli indagati a rischio processo nel corso di una vicenda che abbraccia più livelli e settori. Si va dalla gestione dell'appalto per le pulizie del Cardarelli, vinto da una ditta del gruppo di Alfredo Romeo, ad accordi opachi a metà strada tra presunte corruzioni e lobbismo sfrenato. Eccolo l'ultimo affondo della Procura di Napoli a carico del sistema aziendale che fa capo ad Alfredo Romeo, con la decisione di notificare appunto 56 avvisi di conclusione delle indagini. Tra questi
ovviamente nomi anche importanti ed eccellenti della sanità napoletana. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, continuiamo sul Mattino, non solo il Teatro San Carlo, De Magistris adesso vuole gratis anche il Castel dell'Ovo, infatti ha chiesto al demanio Castel dell'Ovo e l'ex ospedale militare che collega i quartieri spagnoli con il Vomero, un enorme complesso con un grande parco già parzialmente utilizzato e l'edificio di largo Torretta dove hanno sede gli uffici per il grande progetto UNESCO. Una strategia di annessione del patrimonio monumentale cittadino che Palazzo San Giacomo sta portando avanti per due motivi. Arrivano sempre più turisti in città e paradossalmente mancano spazi per offrire a livello culturale programmi di qualità. In secondo luogo, alcuni di questi beni monumentali sono tecnicamente un fitto passivo, vale a dire che all'interno ci sono uffici comunali per il quale il municipio appunto paga un fitto. E queste sono le realtà di Napoli e le vicissitudini per cui si vorrebbe rilevare queste strutture. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo adesso a Caserta con Caserta News e vediamo le notizie in primo piano. Si parte dalla cronaca, Camorra. La DDA chiede l'arresto di due ex consiglieri comunali, GIP ha respinto la richiesta e il PM ha presentato ricorso in appello. Ed ancora la sentenza, Iovine condannato dopo le accuse di Zagaria, estorsione al polo calzaturiero, 7 anni e mezzo a un inno, stagata anche per De Luca, Lanza e Diana. Ed a Aversa, sindaco sfiduciato, il primo no del TAR al ricorso. Respinta infatti la richiesta di sospensiva, adesso i tempi si allungano. E ancora continuiamo a vedere le notizie che risaltano proprio da questa pagina. Anche qui vediamo, ci spostiamo proprio su quella che è la notizia che riguarda il PD, diserta la riunione col sindaco, ormai la rottura è sancita. E da Maddaloni un'altra notizia di cronaca. I voti della Camorra, sindaco e processo a processo con l'ex consigliera comunale. E vediamo infatti la richiesta della DDA di rinvio a giudizio per 8 indagati, ma andiamo a vedere nei particolari proprio questa notizia. Ed eccoci qua, infatti il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Napoli, Maria Laura Ciollaro, deciderà nelle prossime ore sul rinvio a giudizio del sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, dell'ex consigliere comunale Teresa Esposito, candidata alle ultime elezioni amministrative nella lista Orientiamo Maddaloni e di altre 6 persone nell'ambito dell'inchiesta della DDA di Napoli sul voto di cambio aggravato dall'articolo 7 alle ultime elezioni comunali del 2018. La richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata dal pubblico ministero Luigi Landolfi che ha curato un'indagine lampo aperta a maggio dello scorso anno e che ha portato all'arresto dell'ex consigliere e due suoi fratelli prima di Natale. Con De Filippo e l'Esposito sono finiti sotto processo anche Edoardo e Giovanni Esposito, appunto fratelli di Teresa, la mamma di questi ultimi Carmela Di Caprio, il funzionario del comune Enrico Pisani, l'imprenditore Salvatore Esposito e Nunzia Di Donato. Ancora continuiamo a vedere la prima pagina di Caserta News, infatti andiamo a vedere che c'è una notizia che riguarda una sparizione, stiamo parlando di uno studente casertano che scompare nel nulla, l'appello dei familiari immediatamente fa tam tam sui social, infatti paura a Caserta per un ragazzo di 19 anni che è scomparso davvero nel nulla. L'ultimo avvistamento del giovane è avvenuto nel pomeriggio di ieri, poi i familiari non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui, è partito così il tam tam su Facebook per dare una mano per trovare Ferdinando, il ragazzo studente della ragioneria, i capelli castano chiaro e porta gli occhiali. Insomma, questo è l'appello che viene fatto dai genitori, aiutateci a trovare Ferdinando perché non si sa che fine abbia fatto. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, ci spostiamo adesso su un'altra testata locale, andiamo a vedere Caserta prima pagina, cosa ci racconta questa mattina, vediamo che si parla di fatti di cronaca, pistole rubate nel casertano trovate a casa di Gnegne e infatti andiamo a vedere proprio che cosa racconta in questo, eccolo qua, vediamo in questa immagine soldi e armi sequestrate, armi, droga e preziosi e denaro contante sono stati sequestrati dai carabinieri nell'abitazione di un 56enne Francesco Corvino a Castello di Cisterna a Napoli. Nel salotto dell'abitazione era infatti stato realizzato un vano nella parte della parete protetta da piastrelle che venivano rimosse con una ventosa. Al suo interno i militari della tenenza di Casalnuovo e della stazione Pomigliano d'Arco hanno sequestrato 2 revolver carichi, risultati rubati a Benevento ma anche a Caserta, più di 1,5 kg di cocaina, 2 orologi di marca e gioielli in oro.
oltre a 113.000 euro in contanti, Corvino conosciuto come Gnegne, già denunciato in passato per reati in materia di droga, e la sua compagna, una donna di 36 anni incensurata, sono stati infatti arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio, detenzione armi e riciclaggio. Ancora vediamo su Caserta prima pagina quali sono i fatti in primo piano. Ancora una lite su Viale Carlo III, accoltellata una pistola. È davvero caos su questa strada all'altezza della rotonda di San Nicola e la strada, ma direttamente di giorno neanche nei momenti di movida. Ancora vediamo per la cronaca, sequestrate 5 ditte, maxi blitz nel casertano, un'operazione di controllo straordinario del territorio di Caserta e dei comuni di Quarto, Nola, Arzano, San Prisco, Casalgiove e Castel Morrone. E con questa notizia anche per oggi la rassegna stampa termina qui. A voi tutti un grazie per essere stati qui con noi e soprattutto un grazie a Tecnocampus, che ogni giorno ci offre la possibilità di stare insieme e raccontarvi i fatti delle giornate e soprattutto l'informazione per farne davvero tesoro e soprattutto avere la capacità di scegliere. Per quanto riguarda me, oggi è tutto, vi lascio i programmi di Teleprima e vi do appuntamento alle prossime versioni della rassegna stampa. Buona giornata a tutti! Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.